Inaugurato Montesilvano in via Inn, il primo centro di raccolta dei rifiuti. Come ha sottolineato il sindaco di Montesilvano, Francesco Maragno, ora non ci sono più scuse per abbandonare i rifiuti in strada. Ingombranti, ma anche tutta quella tipologia di rifiuti, per così dire, contaminanti per l'ambiente, quali vernici, fertilizzanti o elettrodomestici, potranno essere smaltiti gratuitamente presso il centro inaugurato quest'oggi a Montesilvano. Il centro di raccolta dei rifiuti di Montesilvano, realizzato da Formula Ambiente e Sapi, sorge su un'area di 550 metri quadrati, di cui più di 400 di piazzale asfaltato, ed è situato di fianco alla cabina primaria dell'Enel in via Inn, ed è completamente illuminato e videosorvegliato, e sarà possibile conferirvi rifiuti quali apparecchiature elettriche ed elettroniche, rifiuti pericolosi, ingombranti, sfalci di verde e potature, nonché piccole quantità di inerti, vernici e solventi. Al centro di raccolta, chiunque potrà conferire i propri rifiuti nelle mattine dal lunedì, mercoledì, venerdì e sabato dalle 9.30 alle 12.30 e i pomeriggi di mercoledì e giovedì dalle ore 16 alle 19 nell'orario estivo e dalle 15 alle 18 nell'orario invernale. Al nostro microfono il sindaco di Montesilvano, Francesco Maragno, inaugurazione del primo centro di raccolta qui in città. Un passo importante per evitare che vengano abbandonati i rifiuti in strada. Ma diciamo che è un risultato eccezionale. Voglio ricordare che quando ci siamo insediati la percentuale di raccolta differenziata era poco più del 10%, avevamo una città invasa dai rifiuti, cumuli di rifiuti dappertutto. Abbiamo attuato una politica dura ma allo stesso tempo remunerativa e oggi stiamo qui a raccogliere i frutti, andando a investire in un centro di raccolta che andrà ulteriormente ad implementare le percentuali di differenziata. Maggiori percentuali di differenziata che oggi, ricordiamo, siamo quasi arrivati al 33%, significa ambiente più pulito, riduzione dei costi della TARI e soprattutto maggiore vivibilità della città e ovviamente maggiore piacere a girare per la città. Il sindaco l'aveva anticipato circa un mese fa che sarebbe stata inaugurata questa area, ma non sarà l'unica, se ne prevedono altre. Sì, si prevede un altro centro di raccolta importante che va a sommarsi poi ad un'isola ecologica che noi abbiamo realizzato e posizionato nella zona del PP1, oltre al centro del riuso, che è un altro investimento importante che sorgerà di qua a un paio di mesi nell'ex sede dell'EQM. Vogliamo spingere sulla leva della responsabilità per i cittadini, per fargli capire che si può risparmiare in bolletta, si può avere un territorio più bello, più vivibile e si possono attuare quelle sane politiche ambientali che tanto sono necessarie per avere una maggiore vivibilità del nostro territorio. Era un obiettivo che vi eravate fissati già da tempo. Sì, c'è molta soddisfazione oggi perché finalmente, di concerto con l'amministrazione comunale, siamo riusciti ad aprire questa struttura dove i cittadini possono portare tutti i giorni della settimana i rifiuti di cui si intendono disfare. E quindi, come dice il nostro lo slogan che abbiamo usato per questa campagna, non ci sono più scuse. Adesso i cittadini hanno molteplici soluzioni per conferire in maniera corretta e civile i rifiuti e questa che oggi andiamo a inaugurare è la possibilità di portare in autonomia e direttamente tutti i giorni della settimana i rifiuti di cui si vogliono disfare. Un'area allestita qui in via Inn a Montesilvano, come ricordava lei, sottolineava lei, sempre in funzione, quindi abbandonare i rifiuti per strada, oltre a essere un gesto di inciviltà, ormai non è più tollerabile.
Allora, da lunedì al sabato, 3 ore al giorno, i cittadini di Montesilvano, sia i residenti che anche i turisti che sono qui in soggiorno, anche per brevi soggiorni, possono venire a portare gli oggetti più di comune arredo, gli sfalci dell'erba, i rifiuti pericolosi, secchi di vernice, batterie, financo l'olio, sia quello di frittura che quello minerale, e quindi diamo la possibilità al cittadino che vuole veramente fare qualcosa di serio per l'ambiente di conferire e di non inquinare il suolo che è sempre, sappiamo, sempre più soggetto a questo degrado. E quindi ogni cittadino ha questa possibilità di fare qualcosa concreta per l'ambiente. Al nostro microfono l'assessore comunale Paolo Cilli, dunque inaugurato a Montesilvano questo primo centro di raccolta, un servizio ulteriore per rendere più decorosa, più vivibile, più pulita la città. Assolutamente sì, purtroppo abbiamo avuto tantissimi problemi di abbandono di rifiuti indiscriminati nelle strade, soprattutto quelle un po' più nascoste. Speriamo che questo possa essere un ulteriore tassello per far capire ai cittadini che possono disfarsi dei propri materiali senza creare problemi alla città. Tra l'altro, anche nel funzionamento normale bastava chiamare la ditta del servizio di raccolta e organizzare con loro una data per la raccolta. Speriamo che questo possa utilizzare insieme anche alle fototrappole, possa essere un deterrente insieme alle fototrappole che abbiamo utilizzando e stiamo utilizzando in città per evitare l'abbandono indiscriminato dei rifiuti. Ecco assessore, lei accennava alle fototrappole, stanno funzionando molto bene nel mese di luglio, elevate decine di sanzioni, però questo malcostume resta. Lei sottolineava, non sono in gran parte cittadini di Montesilvano, però vengono da fuori. Sì, purtroppo abbiamo verificato che gran parte delle sanzioni che eleviamo vengono elevate a ditte o persone di fuori Montesilvano. Questo ci dispiace perché non è pensabile che cittadini di altri comuni vengano a imbrattare la nostra città. Stiamo cercando di aumentare ancora il numero di fototrappole che già sono state aumentate l'anno scorso, di cercare di aumentare anche i controlli da parte della Polizia Municipale. Questo centro di raccolta insieme al centro di riuso e un altro centro di raccolta che dovremmo ancora realizzare, speriamo che possano migliorare ancora di più il servizio in città. Diceva lei grande attenzione che è stata fatta anche con le fototrappole nel mese di giugno, decine e decine le sanzioni che sono state elevate. Sì, e devo dire una cosa, che purtroppo questo è un trend che non tende a diminuire. Ecco perché, oltre a questi investimenti che noi stiamo facendo, perché questi sono gli investimenti che ogni amministrazione deve fare per tutelare i propri cittadini, devo dire che aumenteremo, implementeremo anche i controlli con le fototrappole e con i nostri vigili per andare a stanare e sanzionare anche in maniera più pesante, perché stiamo prevedendo anche un inasprimento delle sanzioni, tutti coloro che non rispetteranno le regole di comportamento per quanto riguarda il corretto conferimento dei rifiuti. Per concludere, signor Sindaco, un centro di raccolta moderno, rispondente alle necessità del territorio.
cosa deve fare un cittadino di Montesilvano per poter usufruire di questo servizio? Niente, deve semplicemente, nel momento in cui ha dei rifiuti che non può conferire correttamente negli appositi contenitori o semplicemente perché sono un surplus rispetto a quello che è la produzione standard, venire qui negli orari prestabiliti e venirli a conferire. Si possono conferire ramaglie, potature, si possono conferire plastica, vetro, ingombranti, soprattutto gli ingombranti. Ricordo che è possibile il ritiro a casa, ma per chi proprio non vuole aspettare il ritiro a casa può tranquillamente portarli qua e conferirli qua correttamente e gratuitamente, perché tutti questi servizi, lo voglio evidenziare, sono servizi al cittadino che sono gratuiti. Ricordava il sindaco di Montesilvano Maragno, questo è soltanto il primo dei centri che verranno realizzati sul territorio proprio per dare risposte concrete alla cittadinanza. Sicuramente, questo è situato sul lato nord del territorio comunale, per ragioni logistiche stiamo cercando insieme all'amministrazione dei siti idonei anche nella parte sud a confine con Pescara, perché dobbiamo dare la massima comodità al cittadino che non deve attraversare tutto il territorio comunale per disfarsi dei propri rifiuti. Il Comune insieme alla società Formula Ambiente è sempre più attento all'ambiente, appunto al territorio, affinché sia sempre più vivibile e pulito. È un percorso che è partito ormai 2 anni fa, siamo partiti con dei quartieri in cui abbiamo attivato la raccolta domiciliare, prima a Montesilvano Colle, poi alcune zone della fascia costiera, e adesso questo è un tassello che si inserisce in un percorso che è ambizioso e cerca di arrivare alla copertura totale di tutto il territorio comunale. Diciamo che Montesilvano sarà sempre più una città pulita e, come dire, in ordine. Sicuramente l'amministrazione e la nostra società fanno la loro parte, ma noi richiediamo costantemente a tutti i cittadini di dare il loro contributo. E intanto stanno funzionando anche le fototrappole istituite sul territorio, nel mese di giugno sono state levate diverse sanzioni. Sì, noi ecco, c'è anche questa attività di dissuasione di cittadini di Montesilvano e non che vogliono continuare a buttare in maniera indiscriminata questi rifiuti. Questa struttura è una risposta concreta ed efficace a chi vuole modificare le proprie abitudini. A febbraio eravamo usciti con questo slogan "abbandona le cattive abitudini" e adesso replichiamo "non ci sono più scuse". Quindi diamo tutte le soluzioni che l'utente voglia utilizzare. Assessore Cilli, lo leggiamo sul manifesto, non ci sono più scuse, abbandonare i rifiuti per strada non conviene, soprattutto è un atto di grande inciviltà. Assolutamente un atto di inciviltà, io dico sempre che dentro casa nostra noi non ci sogneremmo mai di abbandonare, buttare a terra dei rifiuti o buttare a terra la spazzatura, mentre questo lo facciamo in città. La città è la nostra casa, il nostro territorio, siamo una città turistica e purtroppo paghiamo queste inciviltà non soltanto da un punto di vista di decoro, ma anche da un punto di vista turistico. Assessore, per concludere allora ricordiamolo ancora una volta ai cittadini che volessero disfarsi di materiali ingombranti, che cosa possono e devono fare? I cittadini che vogliono disfarsi di materiali ingombranti possono venire qui al centro di raccolta, venire, portare con i propri rifiuti, vengono presentare la carta d'identità, quindi saranno registrati i propri dati e
potranno disfarsi dei propri rifiuti. Questo ci consentirà, aggiungo, anche di ottenere dei risparmi negli smaltimenti, perché riusciremo a frazionare ancora di più alcune categorie di prodotti che andranno in discarica.